Salve gente e bentornati in questo nuovo video. Quest'oggi andremo a fare un'altra tier list, visto che l'ultima volta la tier list vi è piaciuta molto, quindi ve ne andrò a portare un'altra, questa volta sulle staple più l'entrap. E come nell'ultimo video avete fatto sotto nei commenti, scannatevi dicendovi su parole a vicenda che io mi diverto un sacco a leggere i commenti. Sigla e partiamo col video. Buonasera. Faccio due premesse. La prima premessa è che ovviamente sono tutte opinioni personali in base a quello che secondo me potrebbe essere il meta, quindi se avete un'opinione diversa siete comunque pregati di esporla in maniera gentile qui sotto. Premessa numero due, se proprio dovete insultare qualcuno andate sotto il canale di GT di Luca di Gaming Tonight e andate a insultare lui, visto che lui di solito è quello che viene insultato per le tier list. Se proprio vi sta tanto simpatico Luca, andate a insultare Matthew o andate a insultare Cappello di Paglia. Non insultate me, che io non ho fatto assolutamente nulla. Detto ciò, partiamo. Partiamo però prima di tutto con il descrivere le varie tier di questa tier list, muovendoci, perché ho appena preso la rilazzina, il mio naso per ora è libero, ma non so per quanto possa esserlo, quindi cominciamo allora. Obbligo di main sono tutte, in main sono tutte quelle carte che è obbligatorio giocare nel prossimo formato. Secondo me, se utilizzabili in main, sono quelle carte che, se avete la possibilità di utilizzare in main, sono mandatorie, ma sono delle carte che poi vedrete, non tutti i mazzi possono permettersi. Obbligo inside sono quelle carte che tutti dovrebbero almeno giocarle. Tetch, Decide sono quelle carte un po' spicy, un po' particolari che però, o comunque quelle là, se utilizzabili inside, insomma, quelle carte lì. E nulla di che, barra formato sbagliato, sono tutte quelle carte che non conviene nemmeno portarsi dietro, sarebbero semplicemente delle carte morte o delle carte veramente scarse che hanno messo sotto qui. Tra l'altro la tier list non è mia, quindi non sono io che ho messo le carte, quindi se ci sono carte strane, non è colpa mia. Allora partiamo da di Barrier. Di Barrier la metto in Tetch Decide, può essere una carta che può impattare contro determinati mazzi. Sicuramente se avete la Trust e la volete settare di Trust non è male, però diciamo che non è proprio il suo format. Labyrinth, Drago, tanti mazzi Link, non la vedo troppo performante. Ashe, ovviamente, obbligo in main, fortissima, girano tanti Branded. È un entrap che se ce l'hai in mano la puoi tirare ovunque, quindi molto forte. Shifter, se utilizzabili in main, questo perché non tutti i mazzi ovviamente possono giocare lo zio Shifter, però se siete un Flow Wonder, se siete un Exo, se siete un mazzo che può permettersi Shifter, dovete giocarlo. Non è magari lo metto di side, no, se lo potete giocare, giocatelo, perché il format perde da shifter, quindi molto molto forte. Le Trust, anche qui le metto se utilizzabili in main, non le metto su obbligo in main. Perché? Non le metto su obbligo in main per il semplice fatto che non tutti i mazzi effettivamente hanno ottimi target o possono permettersi lo spazio per avere i target. Se lo avete, mettetela. Se non l'avete, non mettetela, molto semplicemente. Bastano le TDT normali, che, facciamo un piccolo spoiler, saranno in obbligo in main. La Trust è molto forte, post side, soprattutto con delle carte che dopo potremo inserire, che saranno tutte in Tetch Decide se avete la Trust, proprio come la di Barrier appena citata, possono essere delle carte veramente veramente forti. Quindi per me le Trust ci stanno, anche perché comunque stiamo parlando di un formato nel quale vengono giocate tantissime entrap, quindi ci può stare. Nibiru e il suo amico Droll le metto in obbligo di main. Ora, ma quindi se tu dopo qui metterai anche Perma, perché per ovvi motivi metteremo anche Perma, come faccio se non ho Tot Flexpot? Ovviamente queste due qui, se potete giocare entrambe, giocatele entrambe, però vanno anche a gusto personale. Io preferisco Droll rispetto a Nibiru, ma per un semplice gusto personale. Se voi preferite Nibiru a Droll, mettete Droll di side e Nibiru di main. Però secondo me tre tra Droll
tre copie di Nibiru e tre copie di Droll vanno inserite nel main deck, quindi le metterò entrambe in obbligo in main. I Bestial, e qui metterò entrambi perché chi ha fatto la tier list ha deciso di mettere tutti e due, li tratterò come Bestial, non starò lì con l'effetto specifico, sia utilizzabili in main, non tutti i mazzi possono usarli. Ma sicuramente chi li può usare è giusto che li usi in main, soprattutto in questo inizio di formato. Change of Heart lo metto in Thatch, Decide come T-Barrier, target di Trust, quindi molto forte. Spolverino, obbligo Decide, ci può stare. Pancra, io lo metterei in obbligo Decide. Pancra è letteralmente una carta che ora a 2 è devastante, la vedi molto di più, ti fa spaccare tantissime cose. Toglie interruzioni. Io personalmente lo sto recuperando perché secondo me è una carta che ha un effetto talmente forte che se lo vedi ti può anche cambiare la partita. I nonni, uno, e so, visto che prima c'era anche un altro, eccolo qui. Li metto in Thatch Decide, sono delle carte che sono forti per andare primo, anzi fortissime. Ovviamente non dico che tutti i mazzi possono permettersele perché in realtà praticamente tutti i mazzi, basta che togli 3 entro, metti dentro 3 di questi, sai che sono un po' più pesantini, un po' più lenti, però le vedo un po' più come delle Thatch, cioè sono delle carte che paradossalmente possono sai non ti aspetti, quindi le potremmo interpretare come Thatch, però sicuramente sono fortissime. Dark Ruler io lo metterei ovviamente obbligo inside. Secondo me Dark Ruler è una carta che inside ci può sempre stare, cioè è la classica carta che se non hai staple troppo costose, anche se ormai comunque tutte le staple le stampate, Dark Ruler è la classica carta che secondo me decide, è sempre buona. Ok, mana dump ti può fare FTK, praticamente facendo fare lo skip turn, Idem Centurion, però tanti altri mazzi di questa carta dà molto fastidio, quindi io personalmente inside ce la terrei. Undispel, Thatch Decide, se la puoi giocare, è una carta super valida. Phantasmay, niente di che. Ivelli, obbligo Decide, la combinazione Ivelli, Dark Ruler è veramente veramente forte. Ivelli comunque è un board breaker fortissimo, smonta intere board, soprattutto perché fa perdere un sacco di risorse. Perché non va a spaccare, quindi non va a triggerare tanti effetti e le carte vanno rimosse, quindi e intanto le rimuove il giocatore. Cioè ci sono una serie di effetti che wow, cioè sono veramente fortissimi. È una carta che secondo me inside va messa 100-100. Ferrier, se utilizzabile in main, Ferrier secondo me è una carta molto forte, è un'interruzione gratis, in più si cerca se stesso e ti dà la possibilità di scartare una carta. Facciamo Ferri a campo vuoto, abbiamo anche la carta per scartare. Sempre molto forte, secondo me è letteralmente una carta che se tu puoi averla nel mazzo non puoi non metterla. Molto molto forte. Perma, vabbè ragazzi, una delle entrate più forti da tantissimo tempo a sta parte come Ash, obbligo in main. Come le TTT, troppe entrap, troppe carte che vanno a impattare. E non ci sono tanti board breaker, ci sono tante carte entrap e quindi tante entrap significa TTT, TTT significa guardo mano, TTT significa pesco 2, TTT significa rubo mostro, carta fortissima. Controlla mente, Thatch Decide, libro, poca roba. Questa può essere una Thatch Decide, il C però lo metterei nulla di che, cioè se vuol. No, 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 non lo metto perché, vabbè. Belle, io ve la metto in obbligo inside perché ci sono tantissimi mazzi che lavorano dal cimitero. Il cimitero serve tanto. Quando è forte Shifter, spesso è forte anche Belle. E soprattutto Labyrinth è uno dei mazzi che nel prossimo formato sarà uno dei più forti. Quindi, Belle. Pochi la tengono in considerazione, ma secondo me è una carta veramente, veramente molto forte. Poi ovviamente qui vedete già praticamente 5 carte, non si possono mettere tutte, in base al vostro local, però sono sicuramente carte molto, molto utili. La Storm, come Ivelli e Dark Ruler, può
Può starci se mettete la Storm, secondo me non mettete le Ivelisse, se mettete le Ivelisse non mettete la Storm, però comunque una delle due secondo me conviene giocarla. L'Araldo non è incredibile, nel senso può essere una testa di side, soprattutto se abbiamo la Trust, però non girano tanti immuni a parte Pureli, quindi non la vedo una carta così incredibile. I Floodgate non possono non essere più che test di side, ma li metterei anche nulla di che. Sono a uno se li sculi bene, se non li sculi male, quindi li vedo molto inconsistenti. Poi se mi dite ho uno spazio libero e voglio provare a metterci dentro uno, tanto c'è anche rivalità, uno di questi tre Floodgate, ti dico ok, però capite che è una cosa super inconsistente, non è neanche una tech di side che puoi fare con costanza, cioè è la classica carta che sculi, quindi non la conto, ecco. Ogre non è il suo formato, la metto qui, Min non è il suo formato, Lancea, idem non è il suo formato, Kurikara, idem non è il suo formato, questo perché pochi immuni, meglio l'Entrap che il Board Breaker, Kurikara è un Kaiju quindi un Board Breaker, e tra l'altro c'è anche Gamesh qui e mettiamolo qui di fianco, niente di incredibile ecco, secondo me. Corvo. Se utilizzabili, secondo me, di main, che cosa intendo? Se utilizzabili in main, se non potete usare i Pistial, e quindi se potete utilizzare i corvi, metteteli. Se giocate Fire Kick, secondo me, tre corvi sono fortissimi. Ma posso cercarmelo? Sì, ma loro sono comunque fortissimi. Cioè, letteralmente, hittano tantissimi mazzi del formato. Danno fastidio a Labyrinth, danno fastidio a Drago, danno fastidio a Brandid, danno fastidio a un sacco di mazzi. Quindi, per me, Corvo, carta molto molto forte. Lei la potremmo mettere come Tech di side, ma semplicemente un veleno un po' più scarso secondo me in questo formato. Tra l'altro non c'è veleno, va bene, lo metterò alla fine in post-edit se me lo ricordo. Quindi, boh, niente di incredibile. Lancia non è il suo formato, non ci sono tantissime spell che impattano, come anche il calice. Non sono due staple così incredibili. Il libro non è il suo formato, come suo fratello, non lo vedo così utile sinceramente, quindi lo lascerei lì. Spoli invece la vedo molto utile, se utilizzabile, se avete un main che ve la può far utilizzare, secondo me è una carta fortissima, ci sono ormai 200 milioni di target, quindi per me Spoli se la potete usare. E se avete soprattutto lo spazio in extra per i target, non dico che dovete avere tutti i target del gioco, ma bastano 3-4 target e già potete smontare board incredibili. Poi può essere anche un'ottima tech di side, cioè può essere anche un obbligo di side per determinati mazzi. Però se la potete giocare in main, anche girata game 1 sull'avversario, è fortissima. Droplet. La metto tech di side perché alcuni mazzi possono sfruttarla, ovviamente è come una specie di Darkruler, quindi va usata di side per me. La tomba dell'organismo, anch'essa in tech di side, non tutti possono giocarla, solo alcuni mazzi, quindi per me tech di side è perfetta. Questa qui, vabbè, lasciamo perdere questa. Ibli, insomma, finché uno rimarrà qui e lui non è il suo formato, barra fa schifo da tantissimo tempo. Buco nero può essere una tech di side come lo, e contiamo anche Raijeki, ma niente di incredibile. Summon Limit è interessante, nel senso nessuno si aspetta mai Summon Limit, potreste far partire più di qualche bestemmia. Quindi lo metto test di side, ci può stare per me sì, anche perché è Floodgate 3. Il joystick, anch'esso test di side, è una test di side più per sprite, anche se è abbastanza mandatorio secondo me per sprite di side, però come abbiamo detto prima entra in questa categoria, quindi ci sta lì. E qui abbiamo questa qua, che è quella per le magie, che si può trovare utilità contro Pureli, ma in realtà fa un po' schifo. Questa qui non riesco a capire che cosa sia, sinceramente, perché il tizio che ha fatto la tier lista ha dovuto mettere una Giga Waifu che non riconosco, quindi la ignoreremo brutalmente. Bene, questa è la mia tier list.
Sulle staple, secondo me, è una tier list abbastanza equilibrata, quindi ditemi cosa ne pensate. Vi lascio qui sotto in descrizione tutti i link per il gruppo Telegram, eccetera, eccetera. Nei commenti ovviamente aspetto la vostra opinione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!